Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». Pace e bene, ancora insieme, carissimi fratelli e sorelle, per un nuovo appuntamento con il Signore dei giorni. Siamo giunti alla 26esima domenica del tempo per annum e la liturgia ci fa riflettere su quanto sia importante edificare il regno senza temere chi compie opere nel nome di Gesù, perché chiunque opera nel suo nome non potrà parlare male di lui. Chi non è contro di noi, dirà Gesù nel Vangelo, è per noi. Non bisogna scandalizzarsi allora di chi compie il bene, ma piuttosto è necessario che anche noi stiamo attenti, noi che ci dichiariamo uomini di fede, discepoli del Signore, dal destare scandalo con la nostra cattiva condotta. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Piuttosto che scandalizzare, è meglio privarsi di quanto possa essere causa del nostro scandalo. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio entrare nella vita con una mano sola, con un occhio solo, che perire per sempre nel fuoco inestinguibile. Sono parole davvero molto forti, molto dure, ma tutto sommato Gesù vuole invitarci ad una vita di fede autentica, a una vita di fede che sia credibile agli occhi degli altri. Un uomo di fede deve pur distinguersi in qualche modo, deve pur farsi riconoscere, deve essere chiaro il suo atteggiamento di fondo, ciò che lo può rendere diverso e riconoscibile rispetto agli altri nella società in cui viviamo. Noi, carissimi amici, in forza del battesimo ricevuto, siamo chiamati a testimoniare Cristo, ad essere cioè santi come Lui è santo. Cadremmo nella più grande contraddizione se manifestassimo una condotta opposta a ciò che diciamo di essere con le parole, con la bocca. C'è bisogno allora di coerenza. Ad una professione pronunciata con la bocca deve corrispondere una testimonianza di fede mediante una coerente condotta di vita. Se ci poniamo in questa linea, allontaneremo lo scandalo da noi e chiunque ci avvicinerà non potrà che sentire il profumo della santità e della verità. Proprio nel versetto del canto al Vangelo diremo: «La tua parola, Signore, è verità, consacraci nella verità». Sia questa l'esperienza di tutti noi battezzati, avere sempre la piena consapevolezza che siamo stati, grazie
ai meriti di Cristo consacrati nella verità, trovando così il coraggio della testimonianza. Carissimi amici, diffondiamo nel mondo il buon profumo di questa consacrazione con la coerenza della nostra vita di fede. Pace e bene e buona domenica a tutti.